Esattamente. Allora, buonasera a tutti, benvenuti al concerto di oggi qui a Palazzo Nibaldeschi. È la stagione dei concerti di campagna, dico per i nuovi amici. È una stagione di musica classica che si svolge da molti anni qui nel nostro territorio dei Castelli Romani, con appuntamenti da settembre a giugno, più o meno tutti i fine settimana, alcune volte anche il sabato stesso, con il sabato e la domenica. Il maestro Michele Bolla ha partecipato qui alla nostra rassegna qualche anno fa, forse 2 anni fa, poi si è stabilita una bella amicizia anche dovuta alla passione per questi strumenti molto particolari. Gli strumenti che ascolteremo oggi sono per la prima parte, quindi per il programma per le musiche di Moscheles, questo meraviglioso fortepiano Matthias Müller, è uno strumento originale, costruito a Vienna nel 1822. Era previsto che fosse utilizzato per i brani di Chopin il Pleyel a tavolino, ma invece useremo il Kornerhagraph viennese, quindi a un certo punto dovremo ognuno, diciamo, autonomamente ruotare la propria sedia, quindi nell'intervallo tra la prima e seconda parte. E ringrazio come sempre il Comune di Montecompagni per la disponibilità della sala e vi invito a controllare che i telefoni siano spenti o silenziati. E non aggiungo altro, ma soltanto che accogliamo tutti insieme con un caloroso applauso il maestro Michele Bolla. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Romeo per avermi invitato, per la calorosa accoglienza e anche per la passione e la competenza con cui organizza questi bei concerti. E il programma di questa sera è incentrato sugli studi pianistici. Gli studi pianistici sono un genere musicale che è nato nei primi dell'Ottocento, è nato con finalità didattiche. Lo scopo degli studi pianistici è quello di affrontare un aspetto della tecnica pianistica. Le scale veloci, gli arpeggi, le ottave staccate, le ottave legate, le terze, le note ribattute e via dicendo. Chi ha studiato pianoforte, anche solo per pochi anni, si è imbattuto negli studi di Cerny, di Clementi, di Kramer. Alle volte appunto sono brani aridi dal punto di vista musicale. In altri casi invece, e soprattutto devo dire anche grazie agli autori che sentirete questa sera, gli studi alle volte sono delle vere e proprie opere d'arte. Gli studi di Moscheles, opera 70, in particolare sono stati molto importanti sia dal punto di vista dell'innovazione della tecnica pianistica, sia proprio per questa emancipazione, diciamo, rispetto alla mera aridità tecnica, ma sono alcuni di questi, quelli che sentirete stasera, io ne eseguirò 6 dai 24 opera 70, sono veramente delle perle. Charlotte Moscheles, la moglie di Ignaz, che ha scritto una bella biografia, racconta che ogni volta che il marito sfornava qualche studio, c'erano i pianisti, i maggiori pianisti dell'epoca, che si raccoglievano attorno a lui per ascoltarlo, perché erano veramente innovativi. Tra questi c'era anche il fraterno amico, molto più giovane di lui, Felix Mendelssohn. E quindi gli studi opera 70, tra l'altro, piacevano moltissimo anche a Chopin, che li dava ai suoi allievi e li suonava lui stesso. Prima degli studi però eseguirò un altro brano molto bello, che è la Sonata Mélancolique, opera 49, che è l'ultima delle 4 sonate
di Moscheles, alle quali ho dedicato anche un progetto discografico di cui sono molto soddisfatto, che mi sta dando delle belle soddisfazioni, con l'integrale delle sonate. Questa è l'ultima, è forse la più bella in un tempo solo, in fa diesis minore. Pensate che quest'opera è del 1814, anche se poi è stata pubblicata nel 21, quindi siamo negli anni di questo strumento qui, e nel 14 Beethoven non aveva ancora scritto le ultime sonate e anche Schubert non aveva scritto nulla di particolarmente significativo al pianoforte. Quindi per capire quanto importante è quest'opera, di un autore che all'epoca era conosciutissimo, lui e Hummel erano considerati i due più grandi pianisti nella Vienna, e Vienna era la capitale assoluta della musica, e poi è caduto un po' nel dimenticatoio, però io sto dedicando vari progetti perché secondo me merita attenzione. Buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
Allora, vi